Questa è la Terra, 335 milioni di anni fa. C'era solo un supercontinente, la Pangea. Vediamo velocemente com'è cambiata nel tempo. Ok, ci siamo. Si è divisa in due pezzi enormi. L'Australia va da questa parte, il Nord e Sud America vanno da quest'altra parte. Africa, Asia e Europa si stanno formando. Ed eccoci qui, il pianeta com'è oggi. Andiamo avanti, insomma. I continenti sono sempre in movimento. Col tempo alcuni si schianteranno l'uno contro l'altro e altri si staccheranno, ma ci vorranno circa 100 milioni di anni. Ma andiamo avanti super velocemente. 100 anni da oggi. Gli umani continuano a rilasciare anidride carbonica nell'atmosfera e il pianeta si è già riscaldato molto. I livelli degli oceani sono aumentati di circa 1,2 metri. Le Bahamas del tutto scomparse. 200 anni da oggi. La popolazione della Terra è di circa 19 miliardi di persone. Il clima è ancora più torrido, siamo stipati come sardine. La nuova tecnologia medica consente di vivere fino a 180 anni. Ma perché? Riserve di combustibili fossili di petrolio e gas esaurite. Oh, e i continenti si sono mossi di oltre 5 metri. La sonda spaziale Voyager 1 sta per entrare in una nube di asteroidi ai margini del Sistema Solare. È l'oggetto artificiale più distante nell'universo. 1000 anni da oggi. Grazie a una migliore qualità del cibo, gli umani ora sono alti in media 2 metri. La tecnologia ha risolto il problema dell'inquinamento e della carenza di carburante. L'umanità sta prosperando, i robot fanno tutto il lavoro e noi, beh, giochiamo. I livelli degli oceani sono saliti di altri 3 metri. Le isole Seychelles, Maldive, Galapagos e molte altre sono finite sott'acqua. Danimarca, Paesi Bassi, Inghilterra Orientale, Thailandia e Vietnam sono parzialmente sott'acqua e c'è stata un'elevata migrazione umana negli ultimi 100 anni. Andiamo avanti di circa 5.000 anni ed è l'anno 8113. L'umanità si prepara ad aprire la cripta della civiltà. È una stanza ermeticamente chiusa in Georgia, negli Stati Uniti. È stata creata nel 1940 e ci sono circa 800 libri su microfilm, registrazioni audio di personaggi famosi. Ci sono anche pezzi di tecnologia del tempo, come un tostapane, una radio e una macchina da scrivere. Alcune persone hanno creato questa cripta nel caso in cui gli umani fossero sopravvissuti a una catastrofe e avessero dovuto ricostruire la civiltà da zero. Eh sì, torneremmo tutti a usare le macchine da scrivere. 15.000 anni da oggi. Il nostro pianeta ha cambiato inclinazione e il deserto del Sahara è ora un paradiso tropicale. Anni di pioggia hanno trasformato quest'arido deserto in una giungla. 30.000 anni da oggi. La sonda spaziale Voyager 1 ha finalmente lasciato la nube di asteroidi ai margini del Sistema Solare. Se non si scontra con nulla, volerà nello spazio buio infinito per molto tempo. 50.000 anni da oggi. Il clima sta cambiando molto. La temperatura sulla Terra sta iniziando a scendere e ci stiamo avvicinando a una nuova era glaciale. Il segnale radio col messaggio «Ciao a tutti voi alieni là fuori», inviato nello spazio nel 1974, è arrivato a destinazione. Il messaggio conteneva il nostro sistema numerico, dati sul nostro DNA e sul nostro sistema solare. Se qualcuno dall'altra parte ricevesse il segnale, potremmo avere una risposta. 100.000 anni da oggi. Una delle più grandi stelle conosciute nella nostra galassia, Canis Majoris, è esplosa con un'inaudita forza. L'esplosione di questa supernova può essere vista dalla Terra, anche di giorno, e le notti sono più luminose a causa del nuovo bagliore nel cielo notturno. Cosa c'è di nuovo sulla Terra? Tutti i supervulcani hanno iniziato a eruttare quantità colossali di lava e cenere dappertutto. Spesse nuvole nere coprono il cielo. Ciò impedisce ai raggi del sole di raggiungere il suolo e la temperatura sul nostro pianeta è scesa ancora. Gli umani vivono per lo più sottoterra, quindi non è un grosso problema. Poiché le stelle si stanno gradualmente muovendo in direzioni diverse, le costellazioni stanno cambiando forma. Presto dovremo inventarci nuovi nomi per le nuove costellazioni. 250.000 anni da oggi. Oh, c'è una nuova isola sulla mappa. Nel 2021 era solo un vulcano sottomarino da qualche parte nel Pacifico. Dopo migliaia di anni di eruzione, ha finalmente raggiunto la superficie dell'oceano.
uscendo allo scoperto. Non molto ci cresce ancora. Invece le cascate del Niagara sono scomparse e il lago Erie e il lago Ontario si sono uniti per formare un unico superlago. 300.000 anni da oggi, il sistema a tripla stella WR-104 sta per esplodere. Gira a una velocità pazzesca ed è possibile che le radiazioni dell'esplosione raggiungano la Terra. Non sarebbe un bene per le forme di vita sul pianeta. La Voyager 1 ha raggiunto la stella più luminosa nel cielo notturno, Sirio. Luminosa, ma non simpatica. Ha un carattere serio. Si trova a 8,6 anni luce dalla Terra. 500.000 anni da oggi. Gli scienziati sono abbastanza sicuri che da un giorno all'altro un enorme meteorite colpirà la Terra. Potrebbe anche essere grande quanto 8 campi da calcio. L'impatto di un meteorite così grande causerebbe un'esplosione tanto potente che il boato si sentirebbe su ogni continente. Causerebbe anche terremoti superpotenti e tsunami più alti della torre di comando del lato positivo. Ok, me la sono appena inventata, ma chissà cosa costruiremo in futuro. 1.000.000 di anni da oggi, la stella canaglia Gliese 710 si avvicina al nostro sistema solare. Siamo circondati da un enorme scudo di asteroidi, la nube di Oort, e la stella canaglia influenza gli asteroidi che ne fanno parte. Li afferra, li fa ruotare e li lancia verso il centro del nostro sistema solare. Gli asteroidi continuano a cadere sul nostro pianeta, provocando sempre più tsunami e terremoti. 10.000.000 di anni da oggi, il Mar Rosso si sta gradualmente espandendo nel rift dell'Africa orientale. L'Africa è ora divisa in due da un nuovo oceano. La molecola del DNA umano si è completamente decomposta, ma non è un grosso problema. Siamo diventati digitali e non invecchiamo più. La cosa interessante è che gli animali si sono evoluti e sono cambiati in modi assurdi. Grazie a una semplice interfaccia parliamo con delfini, scimpanzé, cani e gatti. Si scopre che i gatti non sono scontrosi, sono solo impegnati a contemplare la vita. 25.000.000 di anni da oggi. Un terremoto lungo la faglia di San Andreas ha causato l'inondazione del Golfo della California nella valle centrale. C'è un nuovo mare sulla costa occidentale del Nord America. 50.000.000 di anni da oggi. L'Africa si è appena scontrata con l'Eurasia. Il Mar Mediterraneo è sparito. C'è una nuova montagna più alta del mondo. Il suo nome? Everest, ovviamente. L'Australia continua il suo viaggio verso nord. Qualche milione di anni prima si era già scontrata con il sud-est asiatico. Le poche colonie umane rimaste su Marte hanno bisogno di fare i bagagli. Phobos, una delle lune di Marte, sta iniziando a orbitare ad un'altitudine sempre più bassa. È larga circa 22,5 km, quindi si mette male. 60.000.000 di anni da oggi. Le montagne rocciose canadesi si sono completamente erose. Ora c'è solo una gigantesca pianura. 80.000.000 di anni da oggi. Tutto ciò che rimane delle Hawaii è un'isola. Tutte le altre sono da tempo sott'acqua. Ma proprio accanto è emersa una nuova catena di isole hawaiane. Finalmente! Tra 100.000.000 di anni ce la faremo. L'Atlantico si sta riducendo al nulla. Le Americhe stanno per scontrarsi con l'Africa. L'Africa si è già fusa con l'Eurasia. Abbiamo un nuovo supercontinente. Benvenuta, Pangea Ultima. Tutte le tracce di vita umana sono morte e sepolte. Il movimento dei continenti ha distrutto tunnel, strade, edifici e ponti. Gli animali e le piante regnano incontrastati sulla Terra. Dove sono gli umani? Beh, ricordi che abbiamo fatto il salto digitale circa 90.000.000 di anni fa? Le cose vanno alla grande. Ci sono trilioni di menti umane su un enorme disco rigido su un'astronave in orbita attorno alla Terra. La temperatura spaziale molto bassa è perfetta per mantenere il disco rigido bello fresco. Abbiamo milioni di società, lingue e culture diverse, proprio come 100.000.000 di anni fa. L'unica differenza? Siamo tutti degli 1 e degli 0 in un enorme universo digitale creato da noi. E sì, c'è ancora il calcio. Il Sole non è tecnicamente il centro del nostro sistema solare. È in uno spazio chiamato baricentro che dipende dal pianeta su cui ti trovi. Il baricentro è solitamente più vicino all'oggetto con la massa maggiore. Quindi, dato che siamo sulla Terra, il vero centro del sistema solare è il Sole, ma non il suo centro.
Rispetto a Giove, il baricentro è in realtà al di fuori della superficie del Sole. Giove è 318 volte più grande della Terra, quindi l'equilibrio è diverso. I pianeti in realtà non ruotano attorno al Sole, ma attorno al loro comune centro di massa. Immagina di tenere in equilibrio una matita sulla punta di un dito. Dovresti metterla al suo centro perfetto, perché non cada. E dato che la matita ha una sua massa equamente distribuita, è facile presumere che tutto si equilibri in quel modo, specialmente nello spazio. Ma prova a bilanciare un martello sulla punta del dito. È probabile che ne uscirai con un dito rotto. Il suo vero baricentro è vicino alla testa del martello, piuttosto che al centro effettivo in cui lo afferreresti. Il baricentro della Terra e del Sole è come quel martello. Il centro di massa è più o meno al centro dell'oggetto. Realisticamente, se il Sole dovesse ruotare attorno alla Terra, il nostro piccolo pianeta blu dovrebbe essere grande quanto il Sole o più grande. Non possiamo ignorare gli altri pianeti del nostro sistema solare, il che significa che anche loro dovrebbero ruotare attorno a noi. Nell'antichità le grandi menti sostenevano che tutto ruotasse intorno alla Terra. Questo modello si chiama modello geocentrico e aveva senso per loro perché sembrava che tutto girasse attorno a noi. Il Sole e la Luna hanno svolto ruoli vitali nella storia dell'essere umano e non ci siamo mai sentiti insignificanti nell'universo se non in tempi recenti. Nell'antica Grecia e nel Medioevo, lo spazio veniva studiato con il modello geocentrico. Fu solo nel XVI secolo che il modello cambiò. A quei tempi non potevano nemmeno immaginare che tutto ruotasse attorno al Sole e non avevano le conoscenze per sostenerlo. La Terra non può essere il centro del sistema solare perché non è abbastanza grande per esserlo. Se così fosse, ci saremmo adattati alle enormi dimensioni e la vita si sarebbe evoluta in modo diverso. Probabilmente saremmo meno dipendenti dall'ossigeno. Alcuni animali come balene e delfini possono stare ore senza respirare. Possono anche dormire sott'acqua. Allo stesso modo, gli umani su una Terra delle dimensioni del Sole avrebbero polmoni specializzati e non avrebbero bisogno di respirare di continuo. Significa anche che la vita delle piante sarebbe limitata, con solo qualche arbusto qua e là. In tutto il mondo ci sono trilioni di alberi, ma le principali produttrici di ossigeno sono le alghe dell'oceano. Con così tante distese di mari e oceani, le alghe più in superficie producono l'aria che respiriamo. Su questo pianeta l'ossigeno non sarebbe così abbondante, ma i nostri meccanismi di respirazione potrebbero fare affidamento sull'anidride carbonica, un altro gas comune su altri pianeti. Se il pianeta è caldo, l'acqua è scarsa. La troveremmo solo in alcune parti del pianeta, come le cime delle montagne. Il terreno sarebbe troppo secco perché vi possano sopravvivere forme di vita. Possiamo anche dimenticarci le stagioni. Attualmente il Sole è abbastanza grande da darci ciò di cui abbiamo bisogno. Ma dato che la Terra sarebbe enorme e il Sole un altro corpo celeste che emette calore, ci sentiremmo sempre come in un microonde. I giorni e le notti sarebbero diversi e non pioverebbe quasi mai. Il nucleo produrrebbe tantissimo calore e terremoti ed eruzioni vulcaniche sarebbero all'ordine del giorno. La superficie terrestre sarebbe una pianura rovente di magma rosso. Questo sì che sarebbe il vero pianeta rosso. Ma se avessimo lo stesso paesaggio di ora sulla Terra, potresti salvarti vivendo vicino alle montagne. Le montagne sarebbero incastonate nel nucleo, ma sarebbe meglio che stare in superficie. Alcune cime delle montagne potrebbero anche essere 100 volte più alte dell'Everest. I canyon potrebbero essere così profondi che la fossa delle Marianne sembrerebbe una piccola fenditura. Anche gli animali si comporterebbero in modo diverso e avrebbero un aspetto diverso. Gli animali a sangue freddo dovrebbero assorbire meno sole possibile per non bruciarsi. Dovrebbero fare affidamento sulla migrazione per trovare acqua in terre lontane. Gli uccelli possono volare per centinaia di chilometri durante la stagione migratoria, quindi probabilmente vedremmo uccelli dall'aspetto elegante sfrecciare in aria. Ma dato che sulla Terra ci sarebbe una gravità fortissima, per volare gli uccelli avrebbero bisogno di ossa più sottili e di un corpo meno pesante. I veri sopravvissuti sarebbero i microorganismi, che possono vivere a temperature e pressioni estreme e senza ossigeno per un bel po'. Le notti sarebbero buie perché non ci sarebbe la Luna a riflettere la luce del Sole. La Luna sarebbe molto probabilmente sul lato opposto rispetto a dove splende il Sole, una palla eternamente fluttuante nel cielo. La velocità di rotazione della Terra è più veloce all'equatore. Quindi se tutti i pianeti e il Sole ruotassero intorno a noi, la nostra rotazione non sarebbe così significativa.
le nuove condizioni meteorologiche non sarebbero adatte per le colture. Gli umani si sarebbero evoluti in modo diverso da ora. Probabilmente saremmo più bassi e tozzi a causa della forte gravità e, per le alte temperature, probabilmente vivremmo in grotte. I più forti sarebbero migrati sulle montagne. Probabilmente faremmo lo stesso percorso evolutivo che abbiamo fatto, ma alcune caratteristiche fisiche potrebbero essere diverse. La nostra pigmentazione sarebbe diversa per combattere il calore. La volpe del deserto ha grandi orecchie per sentire i predatori e per rinfrescarsi nel caldo torrido del deserto. Forse anche noi potremmo avere orecchie più grandi per sentire meglio. Saremmo molto più forti e le nostre ossa sarebbero spesse e difficili da spezzare. La gravità è uno dei componenti chiave per lo sviluppo della nostra densità ossea e massa muscolare. Ciò significa che difficilmente avremmo bisogno di strumenti per la caccia. Si sarebbe quindi ritardata l'età del bronzo e la civiltà moderna come la conosciamo oggi. Con così poca vegetazione non servirebbe la posizione eretta per vedere i predatori che ci assalgono. Non saremmo i più veloci a correre, ma saremmo abbastanza forti da combattere un branco di lupi inferociti. E se la Terra fosse gigante, è possibile che le specie umane vivrebbero in aree isolate. Alcune specie crescerebbero e si evolverebbero fino ad arrivare al livello di intelligenza di oggi, mentre alcune resterebbero le stesse. E alcune creature dal passato rimarrebbero identiche. Gli squali sarebbero esistiti dall'era dei dinosauri. Non dovrebbero cambiare forma o adattarsi perché sarebbero dominanti. Anche altri animali rimarrebbero gli stessi, a causa dell'isolamento. Le isole Galapagos ospitano degli animali unici perché sono stati soli per tanto tempo. Senza predatori che li cacciano, non temono gli esseri umani. La nuova Terra di dimensioni giganti sarebbe costituita da aree grandi quanto l'Asia, piene di animali isolati che potrebbero rimanere esattamente gli stessi di quando sono apparsi per la prima volta. Anche la specie umana di quelle regioni rimarrebbe la stessa perché non si muoverebbe e non si sperimenterebbe nulla. L'alimentazione sarebbe sempre uguale e le persone si abituerebbero al clima in cui nascono. Anche la tecnologia sarebbe fiorita in modo diverso in varie parti del pianeta. Alcune aree completamente isolate non avrebbero accesso a nuovi dispositivi e invenzioni. Sarebbe come vivere su un pianeta in epoche diverse. Altre zone invece sarebbero così avanzate che potrebbero persino partire nello spazio in cerca di verità e risposte. La nostra gravità ha caratteristiche tali che ci permettono di vivere correttamente e di sviluppare la vita. Ma se la Terra aumentasse di dimensioni fino a raggiungere quelle di Giove, la gravità ci schiaccerebbe. Ed essendo delle dimensioni del Sole, la Terra non sarebbe un pianeta ma una nana bruna e brucierebbe costantemente fino a diventare un nuovo Sole. Ad oggi, la Terra è così piccola nel nostro universo che siamo praticamente un granello di sabbia nel deserto. A livello cosmico, non siamo che un contributo insignificante in questo universo.